Hola pizza lovers, benvenuti in un nuovo video e benvenuti nel mio canale. Quest'oggi vi porto una ricetta semplicissima ma davvero strepitosa. Ovviamente, come potete aver letto dal titolo, parliamo dei French Toast. Nello specifico, soprattutto la variante dolce, è stata una mia inventiva di qualche anno fa e dalla primissima volta che li ho fatti me ne sono innamorato. È una ricetta che può essere sia dolce che salata, adatta per brunch, colazioni, spuntini, cene, un po' per tutto. Come detto, è una ricetta semplicissima, bastano davvero pochissimi ingredienti ed è super veloce. Il risultato finale è pazzesco. Procediamo subito. Per questa ricetta vi serviranno del pan carré, due uova, un po' di latte, dello zucchero e cannella in polvere. Partiamo mettendo in un piatto piano uno strato di zucchero. A questo aggiungiamo poi cannella a piacere. A me piace tanto, per cui abbondo. A questo punto con la forchetta andiamo a miscelare le due polvere fino a ottenere un composto abbastanza omogeneo. Aggiungiamo poi un po' di latte alle uova e iniziamo a sbatterle. Se il composto vi risulterà ancora un pochino troppo denso, potete allungarlo ovviamente con un altro po' di latte. Dovrete ottenere un composto all'incirca come questo. A questo punto mettiamo a riscaldare una padella, la imburriamo e a questo punto prendiamo una fetta di pane, di pan carré, e la andiamo sostanzialmente a ricoprire con lo zucchero in entrambi i lati. Immergiamo poi la fetta con entrambe le facce appunto all'interno delle uova e andiamo subito in padella. Fate cuocere per qualche minuto per lato finché appunto non si saranno imbruniti. Questo è il risultato finale. Ovviamente valutate voi il momento in cui toglierli, vi assicuro che sono davvero qualcosa di spettacolare. Potete mangiarli così come sono, oppure ovviamente potete spalmarci sopra marmellate o creme varie, a vostro piacimento. Provateli assolutamente. Per la variante salata dovrete solamente sbattere le uova con un po' di latte. A questo punto andate a comporre il sandwich a vostro piacimento, in questo caso ho messo del formaggio e un po' di speck. Ovviamente non deve strabordare, ma deve essere abbastanza contenuto. Infatti quello che andremo a fare poi è cercare di sigillare al meglio le due fette tra di loro. Diciamo che non deve essere un lavoro perfetto, ma l'importante è appunto che non si perdano pezzi né quando si va a bagnare il pane, come sto facendo in questo momento, né quando lo andiamo a girare in padella. Anche qui fate cuocere per qualche minuto a lato. Questo è il risultato finale. Lo vado a tagliare, vi assicuro che anche dei sandwich fatti in questo modo sono davvero qualcosa di spettacolare. Wow, sono davvero spettacolari, provateli assolutamente e fatemi sapere come vi vengono. Il video si conclude qui, spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se così è stato, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi mi raccomando, commentate scrivendomi se l'avete fatta, se la farete, e ci vediamo prestissimo con tanti nuovi video. Un caro saluto, ciao a tutti pizza lovers.